Buongiorno, sono la signora Cristina Bregoli, con la quale avete preso contatto ieri voi del gruppo consiliare Crucioli Uniti per la Costituzione. Innanzitutto vi ringrazio per il tempo che avete dedicato alle questioni che vi ho sottoposto. Nulla è più scontato ormai. Ringrazio Antonella Marras di avere restituito con riconoscenza l'aiuto che io do a lei sul territorio come comitato di cittadini Borzoli Feggina. La notte mi ha portato consiglio, io alle 3:30 di stamattina ero già sveglia, per riflettere. A questo punto sì, cosa conviene o cosa non conviene? Ieri, se voi avete ascoltato con attenzione il vocale che mi è stato mandato dalla signora La Qualunque, che forse si chiama Marta Rosciano, io non lo so. Come ho più volte spiegato, scritto e documentato, la carta è qua, c'è tutto. Se chiudete un attimo gli occhi e ascoltate solo con le orecchie, non potete essere ingannati. Allora, noi non sappiamo se lei è veramente responsabile del comune di Genova. Non so. Non mi ha presentato un tesserino, non so che faccia, non si è identificato in nessun modo. Io per sapere il suo nome, il suo cognome, ho dovuto insistere, no? Chiedere, ma con chi sto parlando? Ora, se voi avete ascoltato bene quell'audio, lei si è premurata di rassicurarmi sulla gestione dei miei dati personali, avendole io mandato carta di identità. E codice fiscale, onde richiedere che il sindaco si occupi della proliferazione dei randagi, dei felini. Ora, se compro una scheda telefonica, mi forniscono un papiro dove c'è scritto come verranno gestiti i miei dati. Se compro un'asciugatrice, mi forniscono il papiro su come, un'asciugatrice pagata a rate, mi forniscono il papiro su come verranno trattati i miei dati. Se vado in posta e apro un conto corrente uguale, mi danno un papiro su come sono scritti i dati. Ora, voi avete ascoltato con le vostre orecchie questa signora di cui non sappiamo né ruolo né compito, niente. Con quale sicumera lei mi dice non si preoccupi dei suoi dati sensibili usati per registrarla alla ASL, obbligatoriamente, aperta parentesi, non è obbligatorio essere gattare, la legge non lo impone per obbligo, è un lavoro volontario, chiusa la parentesi. E dice, non si preoccupi, garantisco io. Garantisce cosa? Come posso fidarmi di una persona che non si identifica, che non dice che ruolo ha nel comune di Genova, che mente sapendo di mentire, signori? Perché abbiate tanta pazienza, io ve lo chiedo con tutto il cuore, provate voi come gruppo consiliare a inventarvi, sì, perché no? Provate a inventarvi una colonia felina da segnalare al comune di Genova. Ma non a Borzoli, ad Albaro. Fate finta di avere una di quelle belle ville con quei bei parchi e che dei gatti randagi vadano lì a occupare il parco della Sciura. E fatevi il percorso. Guardate sul sito del Comune di Genova a chi si deve rivolgere un cittadino. Verificate se esiste un numero di telefono. E poi fatevi tutto il percorso, e vi accorgerete che se una persona, come una cittadina, manda una mail, stampate tutto,
E poi si sente dire dopo 8 mesi in un vocale, lei si è mossa all'ultimo, non può mica pretendere. Beh, allora io, scusate, sento inquietudine. È inquietante che dipendenti pubblici, pagati con le tasse nostre, chiunque sia questa signora che mi parla, anzi, signorina, sia ben chiaro, guardatemi. Io ho 58 anni, Non sono una ragazzina. Per arrivare a 58 anni viva in questo paese, di esperienze ne ho fatte parecchie, di lotte ne ho fatte parecchie, ma non voglio divagare. Abbiate tanta pazienza, per quello vi ho scritto, perché poi mi conosco, la faccio lunga. Dunque, dicevamo, questa ragazzina, con molta sicumera, certa, assolutamente certa, di non correre rischi se vado dai carabinieri, di non correre rischi se vado dall'avvocato, di non correre rischi se vado da un gruppo consiliare a far fare un ordine del giorno in comune, di non correre dei rischi rispetto alla cittadinanza di Borzoli che sarà invasa dai gatti e qualcosa diranno. Lei con molta sicumera, avete sentito cosa mi ha detto. O così, o così. O tu aspetti in coda di avere quell'unica possibilità al mese di sterilizzare gatti randagi che tu dovrai aiutare a prendere, perché io li voglio vedere questi qua del comune, venire qui quell'unico giorno e credere che i gatti aspettano loro, cioè il gatto secondo loro sta lì, aspetta quelli del comune, dice sono qua, acchiappami. Non credo che funzioni così. Senza la collaborazione, di un essere umano di cui questi animali si fidano, io non credo che il comune possa pensare di risolvere tutto in un singolo giorno al mese. E avete sentito che cosa ha detto? Dicembre, gennaio chiuso. Perché? Ora, ammesso e non concesso che questa sia una dipendente del comune, ammesso e non concesso che abbia il diritto di parlare. Ma chi glielo paga lo stipendio? Lei è al nostro servizio di cittadini o è al servizio dell'azienda Bucci SPA? No, perché dal tono, perché ripeto, sicumera, saccenza, si dice così in italiano, io ne deduco, scusate, ho preso appunti, che la legge qui a Genova la fa il sindaco. Il sindaco Bucci è al di sopra di tutte le leggi. Ci ha preso gusto con lo stato di emergenza e continua così. L'atteggiamento che ha avuto questa signorina a parlarmi a nome del comune, riascoltatela, ha detto che mi parla a nome del comune, ha detto il comune fa così. Ok? Allora, non esiste più codice civile, non esiste più codice penale, non esiste più la Costituzione. In realtà dovrei andare nell'ordine inverso. In realtà dovrei andare nell'ordine inverso. Prima la Costituzione, poi il codice civile e il codice penale. D'accordo? Quindi io prendo atto che noi abitanti di Genova siamo sottoposti alla legge di Bucci che è al di sopra di tutto e di tutti. Bucci è un po' come la mistica legge, è un po' come Mioho, la mistica legge al di sopra della persona. Ne prendo atto. Mi rendo conto che siamo indifesi di fronte a questo sindaco e a quello che decide di fare. Lui fa il bello e cattivo tempo come gli pare. Guarda con che sicurezza rispondono gli impiegati. Che no, non sono al servizio dei cittadini. No, 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 no. Ma andiamo avanti. A questo punto, per difendermi, perché non saprei qui a questo punto se devo difendermi da questa singola persona che mette le questioni su un piano personale, lei si è risentita moltissimo del fatto che io abbia fatto una segnalazione, si vede che ne hanno fatto una lavata di capo, che ne so io, e l'ha messa sul piano personale, ma non è una questione personale tra me e lei, non è una questione personale tra me e Bucci,
È una semplice questione di convivenza civile, di rispetto degli animali, della salute degli animali e di rispetto del genere umano che deve vivere con gli animali per la tranquillità e la serenità di tutti, come dovrebbe essere in un paese civile. Dovrebbe essere possibile in un paese civile che venga qualcuno a fare un sopralluogo, a vedere un attimo qua come stanno le cose. Io devo continuare a spiegare per iscritto, per video, per WhatsApp, quello che si deve verificare nella vita reale, signori. Non si sterilizzano gatti, virtualmente. Perciò, se voglio difendermi, posto che ci siano gli spazi per difendermi e per far valere questa, quella, quell'altra legge, io mi devo pagare un avvocato. Bravo. E l'avvocato, più lo paghi, più è bravo. Perché non è la prima volta, appunto, che ho bisogno di tutela legale e quindi le esperienze le ho già fatte, ripeto, ho 58 anni. Pertanto, a fronte di tutto quello che ho visto, che so che sta capitando, i soldi che dovrei spendere per pagare un buon avvocato, e più lo pago, più è bravo, allora li spendo per sterilizzare io tutte queste gatte. E no, che non ho bisogno del consiglio di questa la qualunque tipetta che parla per il comune. Perché che esista Zampatesa, lo so meglio di lei. Che debba andare fino in Corso Gastaldi, spendere 70 euro. Corso Gastaldi è dall'altra parte della città. Io abito a Borzoli, a Ponente, estremo Ponente. Corso Gastaldi, dall'altra parte della città, mio carico, mi spese, e poi devo lasciare lì l'animale, poi lo devo andare a riprendere. E no, allora, appunto, siccome non ho bisogno delle tipette, so già che me ne posso andare da una seria clinica veterinaria a Borzoli, hanno il posteggio, non devo sbattermi anche per posteggiare la macchina, l'animale fanno l'intervento, me lo restituiscono subito, mi basta farmi un giretto, preso l'appuntamento, fanno l'intervento, ti fai un giretto, un'oretta torni, ti riprendi già l'animale, non devi perdere un sacco di tempo a lasciare, portare, ritornare, e facendo un buco alla cinghia e mangiandomi i risparmi di 40, quasi 42 anni di lavoro di mio marito, che gli hanno dato per liquidazione, me ne sterilizzo io. Risolto il problema. Qui però mi fermo e dico, certo. Il mio problema personale di Cristina Bregoli si può risolvere così. Nessuna bega legale, lasciamo perdere, tanto è tutto così. Ora però io vorrei lasciarvi, oltre che la mia gratitudine per l'interessamento, alcune mie considerazioni su come andrà a finire per l'intera comunità dei cittadini di Genova, se non ritenete opportuno fare un ordine del giorno su questo argomento. Perché allora, per mia esperienza, mi chiedo a che cosa serva un consiglio comunale. Se in un consiglio comunale non si va a discutere di come vengono trattati gli animali, se non si va a discutere di come vengono trattati i cittadini, se non si va a discutere di come viene distribuito il bilancio, mi pare chiaro anche dalla risposta di questa tipa, me l'ha mandata ieri pomeriggio, io a lei non gli ho ancora risposto e né gli risponderò perché a questa non c'è più niente da dirgli. Allora, se non sono questi gli argomenti di un consiglio comunale, quali sono, scusate? Se non si mette all'ordine del giorno di un consiglio comunale come viene distribuito il bilancio del comune, se non si discute di quanti soldi vengono destinati
per la sterilizzazione e onde evitare la proliferazione dei felini. Se non si discute di questo, a cosa serve il Consiglio Comunale? Scusatemi. Allora hanno ragione coloro i quali mi dicono: ma tu sei scema, ma tu ancora credi nei partiti, tu ancora credi che andare a votare, mettere dei rappresentanti di opposizione dentro un consiglio comunale, dentro un Parlamento, dentro un Senato, serva qualcosa? No, no, lo fanno come cazzo gli pare. Hanno ragione queste persone qui. E ancora. Ma vedete voi, adesso poi chiudo questa faccenda su cosa dovete fare, cosa non dovete, cioè io non sono assolutamente qui per dire al gruppo consiliare Criscuoli Uniti per la Costituzione cosa deve fare, eh. Io sono a vostra disposizione. Se voi ritenete che l'argomento che io sollevo, che il problema in cui sono incappata io, sia solo una sfiga mia e io sono semplicemente una cittadina di Borzoli, dove è noto che i cittadini sono riottosi, lottano, eh? Rompono le balle, liberissimi. Però, nel caso invece, dopo opportuna riflessione tra di voi, ritenete che no, qua un ordine del giorno va presentato ed è una pappardella di almeno mezz'ora che li inchiodate lì alle seggiole fino alla fine, finché non vi vengono a dire perché. Perché non vengono destinati i soldi per l'ufficio animali del Comune di Genova? Fate voi. Ripeto, io sono a disposizione, posso fornire documenti, fornire ragguagli, delucidazioni, le cose poco chiare che avete. Io sono a vostra disposizione, ma cercatemi voi, abbiate pazienza. Io ci sto perdendo il sonno. Io ho altro di cui occuparmi già proprio da 8 mesi, da quando aspetto questi. L'argomento che riguarda mio marito e le sue condizioni di salute, per questo ci faccio un altro video, eh. Vi faccio un altro video perché sono collegate le cose. Se in questo paese le autorità sanitarie possono scrivere il falso dentro le cartelle cliniche, figuriamoci se un'impiegata da qualunque non si può permettere tranquillamente di dire il falso in un boccale. Inidentificabile, perché non sappiamo chi cazzo è questa qua. Quindi io a questo punto mi arrendo, alzo le mani. Se devo spendere soldi da avvocato per difendere i miei diritti di cittadina, mi sterilizzo ste bestie, non sono le mie, non voglio certamente far sterilizzare gatti miei, sono mica così cretina, sono consapevole che è un reato. Non vado mica a infilarmi in un casino. Ho solo la terza media, ma non sono stupida. Ho esperienza, purtroppo. Se no, no, ripeto, non sarei arrivata a 58 anni in questo mese, in questo paese. Infine, la parola Costituzione, che voi avete messo nel vostro gruppo politico. Io ripeto a voi quello che ho detto al dottor Mattia Criscuoli in piazza, 1° maggio 2022, quando da Bordoli siamo partiti, siamo andati fino in piazza del Ferrari per mettere una firma per una partecipazione civile. Dico a voi quello che ho detto a lui guardandovi nelle palle degli occhi. Bregoli, questo cognome, è sepolto nella fossa comune dello Stammlager, 222 di Emmer, Dortmund, Germania. È finito in quella fossa comune insieme agli altri 600 italiani antifascisti come lui, renitenti alla leva come lui, che hanno rifiutato per 2 volte di sottoscrivere la loro adesione alla Repubblica Sociale di Salò. Non si è domandato, mio zio, né la prima volta quando a calci e pugni gliel'han chiesta a Verona di mettere la camicia nera, non se l'è domandato nel lager di Emmer, Dortmund, Germania,
cosa gli conveniva o non gli conveniva fare. Ha fatto una scelta di elevato valore morale ed etico, ha preferito sacrificare la sua vita, 21 anni, minatore contadino, perché credeva in buoni sentimenti, che ormai sono diventati mitologia, la compassione, l'amore per la vita, l'altruismo e la libertà. Ha preferito morire di stenti, di malattie, insieme ad altri come lui di 12 nazioni, compresi i soldati dell'Armata Rossa, con cui è sepolto. E perché ha scelto di morire? Ha scelto di morire per me. Ha scelto di morire per me, che sarei stata una sua discendente. Io chi sono? Sono la figlia di suo fratello più piccolo, che quando lo portarono via, 18 febbraio 1944, Piazza della Torre Romana di Mondaro, frazione di Pezzase, Valle Trompi a Brescia, 70 km da Salò, arrivarono i nazifascisti insieme alle camicie nere. Presero donne, bambini, li misero in piazza e minacciarono di dare fuoco all'intero paese. A mio padre puntarono un fucile contro, aveva 8 anni. Dov'è tuo fratello? Il nonno lo aveva nascosto in baita, su in cima, sulle montagne, perché è un paesino di montagna quello lì. Noi siamo gente di montagna. Bene, qualcuno parlò. Si venne anche a sapere chi, e qui chiuso la faccenda, e se lo portarono via. Quella Costituzione, quella parola Costituzione, per altri è solo una parola, non so neanche se per qualcuno ha significato. Vi dico che cosa significa per me la parola Costituzione, è il testamento spirituale che mi ha lasciato lo zio Ugo. Lo zio Ugo e tutta la mia famiglia mi hanno lasciato questi capelli, mi hanno lasciato questi occhi, mi hanno lasciato questo naso, mi hanno lasciato questo viso, mi hanno lasciato queste mani di miniera, le vedete quanto sono grandi? Queste mani qua ci sono voluti 550 anni di miniera perché potessero essere così. Che altro dirvi? Ormai il paese civile in cui sono nata nel 1964 non c'è più, è un mito. Buon lavoro, sono a vostra disposizione, compatibilmente con il lavoro di caregiver che ho da fare con un malato di tumore in casa. E compatibilmente con tutto quello che avrò da fare per andare a sterilizzare le gatte del sindaco. Buona giornata.